Barbara D'Urso intervista Ida Espica e lancia una frecciatina a Jeremias. Pomeriggio 5. Durante l'intervista a Ida Espica, Barbara D'Urso lancia una frecciatina a Jeremias. Continua la guerra fredda tra Barbara D'Urso e la famiglia Rodriguez. Dopo che Cecilia e Jeremias hanno disertato le sue trasmissioni di Successo Pomeriggio 5 e Domenica Live, la presentatrice napoletana non ha risparmiato frecciatine e stoccate ai fratelli di Belen. La dottoressa Jo è pronta a chiudere questa estenuante vicenda non parlando più degli ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Durante l'intervista ad Ida Espica la D'Urso non ha menzionato nel suo percorso all'interno della casa il presunto bacio con l'argentino e quando la venezuelana l'ha tirato in ballo Barbarella ha subito replicato di non aver fatto nomi. Insomma, la vendetta dell'ex attrice è chiara, dopo aver ricevuto il 2 di picche da Cecilia e Jeremias, nonché veri e propri attacchi pubblici a mezzo stampa, è pronta a non renderli più i protagonisti delle sue trasmissioni, tra le più seguite dal pubblico italiano. Jeremias Rodriguez, il botta e risposta tra la D'Urso e Ida. Con Jeremias non c'è stato niente, ha dichiarato Ida Espica a Pomeriggio 5, dove è stata invitata per raccontare la sua recente esperienza al Grande Fratello VIP conclusa con un quinto posto. Nel video preparato però dalla redazione di Barbara D'Urso non si faceva nessun riferimento al Rodriguez ma solo ad alcuni problemi con il fidanzato Geppi. Come vedi non l'ho proprio nominato, ha puntualizzato la padrona di casa. Una vera e propria stoccata al giovane sudamericano che sembra nascondere un'idea ben precisa, quella di non parlare più di lui né tanto meno della sorella Cecilia. Sarà davvero così? Del resto sono anni che non parla delle vicende personali di Belen Rodriguez. Dopo aver discusso ampiamente del suo matrimonio con Stefano De Martino, la D'Urso non ha più proferito parola sulla regina indiscussa del gossip italiano. Riserverà lo stesso trattamento ai suoi fratelli? O sarà costretta a fare retromarcia? Perché Belen e Barbara D'Urso hanno litigato. L'astio tra Belen e la D'Urso risale al 2013, ovvero all'anno del matrimonio dell'argentina. Secondo la Rodriguez l'attrice avrebbe affrontato l'argomento in maniera inappropriata nei suoi programmi TV. Per questo in un'intervista le iene ha mandato letteralmente a quel paese la collega. Un vero e proprio affronto per la D'Urso, che non ha mai ospitato la modella nel suo salotto televisivo.